Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShosha. Siamo tornati con Ghost of Tsushima e io vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato alla primissima puntata. Continuate a lasciare mi piace, a condividere il È il caffè. Condividere il video agli amici. E vi ricordo che questa sera dalle 21 più o meno saremo in live su Twitch per giocare alle missioni secondarie, andare un po' in giro. Perché ragazzi ci eravamo lasciati proprio con l'inizio della storia. Jin Sakai, il nostro protagonista, deve radunare dei guerrieri che potranno aiutarlo a salvare lo zio Lord Ishimura, che è stato preso in ostaggio dal capo dei mongoli, che come vedete ragazzi hanno messo a ferro e fuoco l'isola di Tsushima. Dobbiamo riprendercela. Ragazzi, proprio perché in vostra assenza è successa sta cosa un po' strana, ho stoppato, ho detto fammi fare un piccolo passo avanti. E vedete qui ragazzi, ho liberato la locanda. In pratica era un posto dove c'era un capo mongolo e dei mongoli che stavano occupando questo posto, uccidendo i civili, e l'ho liberato. Liberandolo ragazzi ho capito che questo gioco pieno di attività secondarie, proprio quelle che faremo in live questa sera, comunque nei prossimi giorni. E qui ovviamente ragazzi, come al solito, vivremo solo le missioni principali della storia, che mi sta piacendo, eh. Al momento siamo il samurai spezzato, dobbiamo accrescere la nostra leggenda. Abbiamo due missioni ragazzi: o continuare con la storia di Yuna, il codice del guerriero. Yuna è alla ricerca di suo fratello, un fabbro di nome Taka, che è prigioniere dei mongoli. Ricompense: assassino. Ah, l'uccisione furtiva. Però questo ragazzi è contrario al nostro credo, perché vi ricordo che il nostro Jin è un samurai e nella prima puntata avete sentito dalla bocca dello zio quali sono i dettami, qual è il loro credo. Cioè lui non vuole comportarsi come un ladro come Yuna, quindi c'è questo conflitto interiore. E invece questa è la via che vorrebbe seguire Jin, cioè il racconto di Sensei Ishikawa. Sensei Ishikawa non era al nostro fianco quando affrontammo i mongoli sulla spiaggia di Komoda. Se è ancora vivo, potrei sfruttare le sue abilità con l'arco per salvare Lord Shimura. Ma devo innanzitutto trovare il Sensei. E ci danno l'arco. Iniziamo con Yuna, che è quella più veloce. Ok, andiamo da Yuna e per farlo dobbiamo seguire il vento. Ah, così, che figata! Vai! Andiamo, Kage! Allora, ragazzi, ci dobbiamo mettere in testa che siamo comunque al centro di un racconto giapponese che riprende anche molto lo stile tipico dei film di una volta. Ah, Yuna! Jin, mi hai trovata? Eh sì, stai a far macello. Te la sei cavata bene? Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Kaneda. Conosco il posto. Il codice del guerriero. Allora, è molto epico, è molto fomentante il tutto. Quindi ho buone sensazioni per questo gioco. Ragazzi, voi fatemi sapere. Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Non ancora, ma continuo a cercare. Sono certa che troverai qualcuno. L'importante è che salvi mio fratello. Ho capito, lo salviamo. Allora, quindi l'hanno visto, però non è detto che sia lui, perché hanno visto un fabbro. Taka potrà aiutarti dopo che lo avremo salvato. Non vedo l'ora di rivederlo. Fortunato ad averti. Non sarebbe d'accordo. A questo servono i fratelli. E tu invece? Hai fratelli o sorelle? Lord Shimura è la mia famiglia. Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un sospiro di sollievo, perché saprò che c'è speranza per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. Odelevi. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farà? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Cavalchi bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue penne. Non parli molto di come ti senti, non è vero? Forse hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Non è pensata per essere facile. Sì, ragazzi, questo l'abbiamo capito. Cioè, il samurai segue la via del Bushido, che è molto strutturata. Sì, non è facile, ragazzi.
Ne parleremo sicuramente appena avremo l'occasione, ragazzi, perché è interessante anche tutto il codice d'onore dei samurai, no? Più avanti c'è un punto che dà sul fiume. Ci darà una buona visuale sul campo mongolo. Ecco il campo. Sarà dura entrarci. I mongoli hanno preparato il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Aha, è quello lì il campo. Ispezioniamolo. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Sul retro sono ben difesi. E quindi? Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Possiamo trovare una breccia nel muro, infiltrarci e stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male? Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Noi seguiamo un codice d'onore. E a volte ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. Ho promesso a mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Vedete come il conflitto interiore di Jin sta cominciando a farsi strada nella sua mente, nel suo cuore. Da una parte c'è il suo credo, il suo codice, il suo onore. E dall'altra, ragazzi, c'è la necessità. Ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma noi di Dagan ci sti cura. Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci. Non importa come. Non importa come, ragazzi. Come detto, c'è la necessità contro quello che è il credo. Però abbiamo visto dalla prima puntata che... insomma, non ci ha portato da nessuna parte. Cioè, persistere sulla via del samurai ci ha portato solo alla distruzione. Grazie per tutto questo legno di tasso. Dovremo capire a che cosa ci servirà. Perdi qua. Vado. Se ci vedono, uccideranno i prigionieri. Allora meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. No, dai, non glielo dire, fratello. Già non lo vuole fare. Trafiggi il mongolo alle spalle. Ma non prima di aver preso le provviste. Ragazzi, stiamo per infrangere il nostro codice. Zitto. Cosa ne pensi, Jin? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Ok, ragazzi, stiamo vivendo un altro flashback del giovane Jin. Qui non ci vivevano gli orsi. Esatto. Ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui. Allora è colpa dei ribelli. Per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. Sì,
Sì, dicevo ragazzi, sono importanti credo per farci capire come è cresciuto Jin, con che valori, con che dettami. Preparati, Jin. Sì, zio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni, poi... forse. Ok, zio. È morto. Attento, potrebbe essere vivo. Questa freccia non era letale. No, l'hanno aperto, ragazzi. Zio, guarda. Ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. Un assassino! Da Yarikawa. Traditore! Avresti il coraggio di colpire il Gito alle spalle? Lord Sakai! Controllati. Noi non siamo criminali, come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti. Deve pagare per questo crimine con la vita. Guardalo negli occhi. E insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E togligli la vita. Con onore. Gli ha tagliato il braccio. Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. È questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Az. Vedete, ragazzi, perché c'è questo conflitto? Vedete gli insegnamenti dello zio? Solo i codardi colpiscono nell'ombra. E che cosa abbiamo fatto noi adesso? Abbiamo ucciso. Secondo la via del samurai, da codardi, senza onore. Alle spalle. Vedete, questa è la prima uccisione di Jin. Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Cioè, da una parte, ragazzi, vi ripeto, dobbiamo farlo, perché questi, se ci scoprono, uccidono tutti. Pensa e agisci come un ladro. Ma noi siamo proprio l'esatto contrario. Ragazzi, forse non mi dovevo prendere il caffè prima di registrare questa puntata, però ok. L'ascolto attento. Ah, ok. Vediamo un po', ragazzi. Siamo zitti e facciamoli fuori. E lascio il corpo lì? Sì. Piano piano, ragazzi, perché se ci dovessero scoprire, ucciderebbero tutti i prigionieri. Quindi non possiamo fare il confronto come abbiamo fatto nell'ultima puntata. Vabbè, ormai sono andato. E voglio scoprire, ragazzi, come si è fatto Jin il taglio che ha sul volto. Avete visto? Abbiamo capito che da ragazzo, da bambino, ha avuto qualche problema, uno scontro impari, ha detto. Immagino che gli abbiano fatto tipo un panino o qualcosa. Vieni qua, te, che stai a raccogliere margherite. Mi ha proprio efferato, ci ha preso gusto. Là, un prigioniero. Zitta! Taka. Vediamo. Ma no, zitta! Non è Taka. Ma state comunque zitti, ragazzi. Cioè... olè. Aspetta che ce n'era un altro, ce n'era un altro. Oh. Mo lo becca. Ma questa forse era la tenda del capo. Testimonianze. Perché mai un monaco come me dovrebbe trascrivere le sue conversazioni col Khotun Khan? Ah, il cattivo. Il mio obiettivo è prendere nota di parole e azioni che potrebbero ridurre la diffidenza della gente di Tsushima, promuovendo la comprensione reciproca ed evitando così alto spargimento di sangue. E effettivamente, ragazzi, Khotun Khan, tutte le volte che abbiamo incontrato, ci ha sempre detto arrenditi, arrenditi. Sembrerebbe che non vuole poi tutto questo spargimento di sangue. Al contrario della natura dei mongoli, che sappiamo, ragazzi, che storicamente erano gente piuttosto sanguinaria. Il Khan partecipa a queste conversazioni di buon grado, toccando i temi più disparati. La sua schiettezza mi stupisce, nonostante si rivolga a un semplice traduttore e per giunta giapponese. La sua enorme ambizione è paragonabile a quella degli shogun e ha una grande consapevolezza del suo ruolo nella storia, e allo stesso tempo molto curioso di scoprire la nostra cultura e il nostro passato. Un
uomo davvero interessante. Oh, sembrerebbe che questo scribacchino giapponese, quindi, sia piuttosto affascinato da questo Khan. Ma io stesso, ragazzi, ne sono rimasto affascinato. Cioè, sembra un personaggio veramente ben scritto e fatto bene. Poi immagino, ragazzi, che questo gioco giocato in giapponese renda al meglio. Però per una questione, come detto, fruizione, anche per i sottotitoli piccoli, una cosa e un'altra. Ma siete finiti qui? Cappello di paglia, Mugiwara. Dobbiamo andare, parleremo più tardi. Forza. Ma non era comunque coso. No, aspettate, devo andare a ripulire. Però non è il nostro uomo. Stai con i cappelli di paglia? Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No, ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho sentito che erano a caccia di mongoli nella prefettura di Zuzu, accanto alla costa vicino alle praterie di Kishi. Di Zuzu. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Spero pure io. È alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka. E prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo liberato. Ma dopo lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia. E dovunque andrò con Taka. È un po' comodina come cosa, no? Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Zuzu. Zuzu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Oh, il castello di Kaneda. Non mi convince questa Yuna. Tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Mi fai solo perdere tempo. Uccidimi. Credi di aver perso tutto. Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade, costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa e lo troveranno. Lord Sakai combatterà fino all'ultimo respiro, come farò io. Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù. Subdolo! Subdolo il Khan! Siamo il codice del guerriero. Missione completata, direi. Anche se non abbiamo trovato il fratello Taka. Vediamo che succede. Un punto tecnico. No, due punti tecnici. Ottimo. Hai ottenuto un punto tecnico. Usalo per apprendere nuove potenti tecniche. Allora, rotola sul terreno. Oh, questo è interessante. Quest'altra, parata perfetta. Il combattimento è molto divertente, quindi ci sta. No, io e Yuna abbiamo scoperto il suo fratello è nella città fortificata, ok. Però sapete che faccio, ragazzi? Vado a farmi il racconto del sensei Ishikawa. Perché così ci danno l'arco. Ditemi quello che volete, ma l'ambientazione è veramente spettacolare, cioè è qualcosa di incredibile e noterete che ho un aspetto un po' diverso da prima. Ebbene, mentre cavalcavo, intanto credo di essere arrivato in una fonte termale. Vedete ragazzi, che spettacolo! Ma questa Tsushima è bellissima. Ho incontrato un accampamento di viandanti
E proprio loro mi hanno donato questa armatura. Armatura, beh, diciamo, queste vesti. Vedete? La veste del viandante usa il vento guida per individuare manufatti. Possiamo esplorare la mappa e la nebbia di guerra si dirada del 10% in più. E il controller vibra ogni volta che un manufatto si trova alla distanza di 30 metri. Ragazzi, me la sono messa, tanto questa qui era un'armatura infranta, ormai è impossibile da riparare. Invece questa qui ci abbiamo, diciamo, delle skill. Ci dà qualcosa in più. Beh, comunque è figo. Adesso sembro proprio un samurai spezzato. Cioè, potenziata al massimo diventa così. Potenziata diventa così. Oh, ma cambia! Figata! Fighissimo. No, ragazzi, sto gioco mi sta cominciando a piacere un sacco. Allora, sto andando giusto? Se non me lo vuoi da... Ah, scoccate con cura! Ho capito, scroccate con cura! Veramente un posto favoloso. Un samurai. Vivo. Cerco Sensei Ishikawa. Credevo fosse morto a Komodo. Invece no. Dov'è il suo dojo? Oltre la foresta. Vi mostro la strada, signore. Ah, mi ci porti tu? Il Sensei non era a Komodo. No. Ti ho detto da no. Il giorno prima dell'invasione venne in città per fare scorte. Era taciturno. Ma è sempre stato di poche parole. Se l'è svignata, secondo voi, ragazzi? C'è un lord samurai che si sottrae alla lotta? Signore, sono vere le leggende su Sensei Ishikawa? Leggende? Dicono abbia affondato una nave pirata con una freccia. La nave no, ma ha colpito un capitano pirata dalla riva, mettendo in fuga tutta la flotta. Non vorrei affrontare un simile arciere. Meriti forse la morte? Spero di no, signore. Allora non devi temere Ishikawa. Mazza, ragazzi, Ishikawa è così portentoso. Cioè, una leggenda dell'arco. Beh, a parte, ragazzi, io ho sempre visto i giapponesi, almeno nei racconti, negli anime, perché non sono proprio un grandissimo fan dell'epoca feudale giapponese, eh. So le cose perché mi sono andato a informare. Il dojo del Sensei è su quella collina. Ah, sta lì sopra. Però l'ho sempre visti come veramente degli artisti. Un artista, possiamo dire, del tiro con l'arco. Grazie, continuo da solo. Un'ultima domanda, signore. Posso chiedervi perché il Sensei non serve più come arciere del clan Nagao? Chi lo sa? Strano. Abbandonare una grande casata per questa vita. Che mi stai raccontando, locandiere? Mi sa che il signor Ishikawa non mi ha racconta giusta. Comunque, a proposito di artisti, ma sapete che i samurai non erano dediti solo al combattimento e al rispetto delle regole, ma erano anche appunto degli artisti, componevano poesie, si davano all'arte della scrittura, cioè era proprio una componente fondamentale del credo, no? Fascia Aozora. L'ottimismo di fronte all'avversità permane lo spirito dei samurai. Cioè, che cosa abbiamo trovato? Ah, celeste. Oddio, fa un po' cacare. Ma è solo cosmetica questa, ragazzi. Cioè, mettete questa, quest'altra, non cambia nulla. Da Lazio, vai. Il dojo di Sensei Ishikawa. C'è stato uno scontro. Oh, caspita. Siamo arrivati tardi, Jin. Una freccia rimossa da una ferita. Bella grossa. Sangue secco, lo scontro non è recente. Non me la racconta giusta. Ah, passi. Impronte di sangue. Vittima o assaliture? Forse il sensei è a casa. Il sensei forse è passato di qui. Non muoverti. Sensei Ishikawa. Il figlio di Lord Sakai. Sei scampato a Komodo. Ci è mancato il vostro arco. Lungo la strada i banditi mi attaccarono. Credete che possano tornare? Un samurai non si fa cogliere di sorpresa. Mi dispiace per Lord Shimura. Era un brav'uomo. È ancora vivo. È prigioniero dei mongoli. C'è speranza, allora. Per questo sono qui. Aiutatemi a salvarlo. Non posso.
La mia allieva è sparita. Un'abile arciera. Vi aiuterò io. E voi mi aiuterete a liberare Lord Shimura. Stammi dietro, Sakai. Quindi è stato attaccato dai banditi e non è potuto arrivare in tempo alla battaglia. C'hanno tutti, ragazzi, delle motivazioni un po' strane. Secondo me si è ritirato dalla lotta. Chi altri sopravvisse a Komoda? Nessuno lo sa. Nessun altro che possa combattere? A parte noi? Non saprei. Datti da fare, allora. Non possiamo liberare tuo zio da soli. Posso aiutarvi nella ricerca? Troverò Tomoe da solo. Tomoe? E di quale clan farebbe parte? Nessuno. È una contadina. Ma può battere qualsiasi samurai. Persino te, Sakai. Sì. È arrivata. Saranno 10 anni che non ci vediamo. Volevi essere mio allievo. Vi ricordate? Ricordo quasi tutti gli allievi che rifiuto. Avete scelto di addestrare quella Tomoe, invece. Tu avevi talento. Tomoe è un prodigio. Sì, sì, Ishiga, abbiamo capito. Mongoli. Colpisci. No, aspetta, devo fare il confronto. No, non mi ha dato il confronto perché c'erano... C'erano i sottotitoli. Però ragazzi, dai, combattiamo, facciamo vedere quanto vogliamo al signor Ishikawa. Qua. Comunque ragazzi, il combattimento è godurioso proprio, mi piace un sacco. Peccato che non ci sia il lock-on. Quindi, insomma, ogni tanto la telecamera è un po' ballerina. Bella sta mossa, Mike. Lottano come tanuki ubriachi. Se la sono cavata, accomoda. Anche un tanuki può sorprendere una tigre che dorme. Sì, come se avessimo capito che hai detto, però ok. No, vabbè, chiaro, ragazzi. Vi ho raccontato che i mongoli storicamente erano feroci, combattenti, sanguinari. E ecco le tracce di Tomoe. Vieni. E dovrei un po' chiarirvi quella questione che vi ho detto, che c'è una possibilità di essere imparentati con Genghis Khan. Come vi ho detto, essendo stato un grande conquistatore... I mongoli hanno preso forte Nakayama. La pattuglia veniva da lì. Vicino alle sorgenti termali. La città sarà la prossima a cadere. Sì. Aveva tantissime mogli, aveva tantissimi figli. E c'è uno studio che dice che c'è una possibilità su 200 che... Cos'è successo qua? Un'imboscata. Guarda in giro. Insomma, che siate imparentati con Genghis Khan. Cioè, se tu prendi 200 persone, almeno una, cioè una su 200, è imparentata alla lontanissima con Genghis Khan. Ma non molto. Figata, nessun morto. Una bella vita con le Genghis Khan. Anche se, ragazzi, mi devo andare a documentare perché ci sono un sacco di leggende su una Genghis Khan. Giapponese. Un dono per la mia allieva migliore. Ah, quindi l'hanno portata qui. Riso e miglio. Intatti. Un attacco improvviso. Allora magnamoli. Temo il peggio. Tomoe non si separa mai dalla faretra. Magari l'hanno inseguita. O catturata. A che scopo? Interrogatorio, tortura. O peggio. Forse la stessa sorte di Lord Shimura. La paura è un'arma, Sakai. Non lasciare che la usino contro di te. La vostra allieva, dove l'hanno portata? Forte Nakayama. Allora forte è vicino. Cavolo, ragazzi, è stata qui. Sarei dovuto essere con voi a Komoda. Meglio così. Ne sono già morti troppi. Perché i samurai hanno fallito? I mongoli lottavano come furie. Sbagliato. Li ho visti con i miei occhi. Un arciere non mira con gli occhi, ma con corpo, mente e spirito. Ah, ma tu non c'eri, ma che ne sai? No, ragazzi, ci hanno sopraffatto perché utilizzavano armi che i giapponesi non conoscevano. Quello che vi ho raccontato. Avevano uno stile completamente diverso. Questi volevano l'uno Fermo. Contro uno. Dobbiamo parlare. Cosa c'è, Sensei? Quest'arco me lo diede in dono Lord Nagao tanti anni fa. È un'arma bellissima. Certo che lo è. E per me non c'è dolore più grande che vedere un arco perfetto usato male. Allora è un bene che me lo doniate. Ah, e questo chi lo avrebbe detto? Dimostra di saper tirare.
Poi te lo presterò. Provalo prima di usarlo in battaglia. Cioè, sono momenti sto gioco, ragazzi. Arco corto. Un'arma che Sensei Ishikawa ereditò dal Lord Nagao. Che ha lasciato, però. È la casata dei Nagao, abbiamo capito dal Lucantiere, che l'ha lasciata. Motivazioni? Non lo so. Forse per perseguire l'allenamento o per allenare, appunto, la sua allieva. Mira alla lanterna vicino a noi. Ok. Quella lì? Bene. Ora quella in fondo alla strada, sulla sinistra. Grazie, così sarebbe stato utile a Komoda. È un bell'arco, ma sono i guerrieri a vincere, non le armi. Non conoscete le armi da fuoco mongole? Ma non hanno ancora vinto. Beh, però sono su tutta l'isola. Forte Nakayama. Spero che la vostra allieva sia lì. Eccolo qua, ragazzi. Allora, sono contento perché... Osserveremo meglio le loro difese da lassù. Il combattimento mi piace un sacco, quindi se devo combattere, dai. Soprattutto, sono sicuro, ragazzi, che in live ci divertiremo, perché andiamo a fare tutte missioni secondarie, liberare campi e robe. Qui sarà bello. È perfetto. Provo ad aprire la porta da dentro, poi li assaliamo. Ti lanci sempre in battaglia con l'acama mezza slacciata? Altre idee? Sii paziente, Sakai. I mongoli invieranno uomini in cerca della loro pattuglia. Colpiremo quando apriranno le porte. Più aspettiamo, più a lungo Tomoe rimarrà in pericolo. Sa badare a se stessa. Scruta bene il campo di battaglia. Cosa possiamo sfruttare? Qui ci sono delle... Nidi di calabrone. Calabrone. Una freccia potrebbe istigarli. I mongoli verranno trafitti da frecce e pungiglioni. Interessante. Quei barili potrebbero far male. Lo scopriremo. Oh sì. Una freccia su quelle lanterne produrrà scintille. Appiccando incendi. È proprio pure loro, ragazzi, guardate che si stanno allenando. Hanno molti arcieri. Sono abili, ma non quanto noi. E guarda il sangue a terra. All'apertura delle porte distrae il nemico e fa piovere frecce dal cielo. Poi assalteremo il forte e libereremo Tomoe. Bene, ora aspettiamo. Ok, tutto chiaro, ragazzi. Assalto furtivo. Aprono le porte. Aspetta il mio segnale. Ok, ragazzi. Abbiamo i calabroni. Abbiamo i barili. Oh, e abbiamo... Ah. Allora sarà un quatto come un gatto, ragazzi. Davvero un ninja. Faremo saltare tutto in aria. Ah, sì, venite qui, venite qui. Ora, rimandali dai loro antenati. Ciao, amici. Oh! Vai pure con i calabroni, forza. Aspetta, e lì? Che fai? Te ne privi? Oh, ragazzi! Ah, oh no, aspetta, però arrivano dall'altra parte. Bravo Mike! Anzi, bravo Jin. Ma pure quello col corno. Levati, Lord! Lord di Chicago è un pazzo. Ok, posso fargli headshot. Bravo, bravo Mike. Dai, uno copre l'altro, vai. Madonna, ragazzi, ma sono in forma smagliante. Non male, Sakai. Grazie. Ce ne sono... Non per molto. Cerchiamo Tomoe. Sì, sì, per forza, ragazzi. Dai, abbiamo fatto una bella pulizia. Pulito come la sepoltura di Genghis Khan. Ragazzi, sapete che c'è la leggenda che non si sa dove l'hanno... Sabono, tu! Vieni qua, non si sa dove l'hanno grande. Chi è questo? Ah, il capo! Ragazzi... Dobbiamo uccidere quel capo per prendere dei punti un po' strani, poi li vedrete. Insomma, c'è Marco Polo stesso, raccontò che non... Insomma, la leggenda della sepoltura. A parte si dice, ragazzi, che l'abbiano sepolto insieme non so quanti suoi servi. Cioè, lui morì e... Insomma, tutti i suoi servi furono uccisi e sepolti con lui, cosa un po' usanze strambe. Però, usanze. Poi vieni qua. Però insieme a lui, ragazzi, c'è sepolto un tesoro indicibile, inimmaginabile. Oh, capo ucciso, vedete? Osservare per sbloccare la forma dell'acqua. Me ne manca uno. E il primissimo l'ho sbloccato, ragazzi. Sta buono. Quando vi ho detto che ho liberato quella casa del viandante. Mamma. Prigionieri morti. Legati e uccisi con le frecce. Tomoe, non... Aspetta. Questo è il suo ciondolo. Cerca nel forte. Secondo me, ragazzi, il fatto che fosse donna
unendo alla barbaria dei mongoli, penso che abbia fatto una bruttissima fine, ragazzi. Cose indicibili, veramente. Una pergamena. Termini di tiro con l'arco tradotti in mongolo. C'è il vostro nome. Insegnava loro la mia via dell'arco. Che? Traditrice! La prodigio, questa è quella, la mia pupilla. E poi insegnava al mongolo come tirare con l'arco. Alloggi privati di qualcuno. Un kimono da donna. Il kimono di Tomoe. I mongoli l'hanno liberata. Perché? Dimmelo te. Cerchiamo una donna, un'arciera. I mongoli l'hanno catturata con noi. Poi l'hanno rilasciata, dandole arco e armatura. Ha ucciso mia moglie e gli altri. I corpi di prima. Ha dato prova della sua abilità e il nemico l'ha assoldata. Fa male. Vi prego, non lasciatemi. Così. Ho visto abbastanza. Andiamo. Morto. Quindi ragazzi, e come facciamo adesso? Sarà uno scontro fratricida. Sensei. Tomoe ha ottenuto la libertà, unendosi ai mongoli. Perché l'ha fatto? Che è successo? Ho preteso troppo. In che modo? Che nascondete? Sensei! Lo sapevo che era un losco questo. Esigo una risposta. È stata lei ad attaccarmi. Non i banditi. Tomoe. Perché? Non sa cosa significhi essere un samurai. L'avete spinta dai mongoli. Non giudicarmi. E voi non mentite. Non permetterò a Tomoe di insegnare la via dell'arco al nemico. Allora la fermeremo. Lo farò io, non mi serve la tua arma. No, io vi servo. È il guerriero a vincere, non la sua arma. Lord Shimura ti ha addestrato bene. Cercheremo Tomoe insieme, ma faremo a modo mio. E quando sarà il momento, mi aiuterete a salvare mio zio. Hai la mia parola, Sakai. Mi preparo a dare la caccia a Tomoe. Vieni al dojo appena sei pronto. Non possiamo salvare mio zio da soli. Ho bisogno di altri alleati. Trova Lady Masako Adachi, se è ancora viva. È una dei guerrieri migliori dell'isola. Adachi? Adachi, del clan Adachi. Di quell'uomo che è morto per mano del Khan. Il racconto di Sensei Ishikawa. Vedete ragazzi, qua è successo qualcosa, non erano stati banditi. Allora, c'è un modo di raccontare un po' lento, devo essere sincero, Però siamo arrivati al punto, non era stata attaccata dai banditi ma dalla sua stessa Tomoe. Però prima che arrivassero i mongoli, quindi è successo qualcosa. La mia salute intanto è aumentata e siamo diventati samurai erranti. I mongoli sono ovunque. I mongoli sono in ovunque. In battaglia, mi accerchieranno come lupi. Devo trovare nuovi metodi per dominarli. Tipo, aspetta raga, che sta succede? Nuova arma spettrale sbloccata, i kunai. Ok. Un pugnale da lancio ben bilanciato per sorprendere un nemico e per finirlo. Però ragazzi, le armi spettrali, cioè il kunai era tipo dei ninja. Non è un'arma tipica dei samurai. Credo che Jin stia capendo che c'è bisogno di qualcos'altro. Beh ragazzi, io direi che per questa puntata possa essere tutto. È molto molto interessante questo Ghost of Tsushima. Vi aspetto questa sera in live su Twitch per portare avanti missioni secondarie. Anche perché ragazzi, vedete, il mondo è pieno di robe da scoprire. Fatemi sapere che ne pensate. Un saluto a tutti, amici Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.